In chiusura del comitato, e non poteva mancare l'intervista a Nicolino Tosoni, il Frocio Radicale unico di vecchia data, tessera pluristorica, come potremmo dire, preistorica quasi potremmo dire, radicale. Nicolino è intervenuto più di una volta a questo comitato, come ti sembra sia andato? Ma posso iniziare da cosa non mi è piaciuto? Sì. Non solo in questo comitato, ma negli altri comitati dell'anno radicale 2014, è la poca partecipazione dei componenti. La resa mi pare che non superi il 50%. In questi tre giorni la partecipazione è stata maggiore della consuetudinaria partecipazione. Ma c'è a essere buoni una disaffezione alla partecipazione. E questo è una realtà negativa. E che diventa un tarlo a quella strategia che noi diciamo partecipare ed essere presente per decidere. Se non si partecipa e si è assenti, non ci si può poi lamentare delle decisioni che vengono prese. E vado anche un po' più a fondo. L'assente ha sempre torto. Al di là delle giustificazioni dell'assenza, che possono essere più o meno valide, ma se uno sa di essere componente di una struttura, sa che in determinati momenti ha l'obbligo, il dovere di partecipare, se no ha il dovere e l'obbligo di lasciare ad altri il proprio posto, la propria poltrona. Perché non c'è nessuno che obblighi a porre la propria candidatura e quindi con tutte le conseguenze. Da questo discende che c'è l'abitudine a parlare troppo, a diventare quasi diarrei di parole sulle più disparate questioni, che poi si possono tradurre talvolta, ahimè, in questioni personali. Tizio non mi piace perché non si è pettinato nel modo che voglio io. Caio non mi piace perché non ha fatto e detto quello che speravo dicesse e facesse. Il dibattito deve essere un dibattito politico sulle iniziative politiche, non sul neo che uno ha in un posto magari che non si vede. Quest'ultimo comitato ha, da parte mia, 6+, anche perché è il comitato precedente al congresso annuale dei radicali italiani, che si terrà, se non vado errando, a Chianciano. E quindi sarà a Chianciano che si lavorerà per la politica dei successivi 12 mesi, 2014-2015, come è oramai prassi della politica radicale, che è una politica annuale. Certo sì è che in questo anno radicale si è assistito a una diminuzione delle dichiarazioni di partecipazione del tesseramento, ma questo è anche espressione, a mio parere, di un logoramento della stessa identità radicale, che viene vissuta come impegno quasi nullificante, quasi inutile.
E qui porto l'esempio di un ospite che, calatosi dall'Italia settentrionale, è venuto qui a portare la sua realtà di consigliere comunale, però affermando di essere un radicale trattabile, perché a Padova costui è venuto a dirci che nel suo comune, dove è consigliere a Verona, ha bisogno di trattare, di collaborare anche con forze della sinistra e quindi con necessità, per fare questo collegamento, questo matrimonio fuori regola, lui dice che bisogna tagliare certe ali estremiste del Partito Radicale, come che ci fosse vari tipi di Partito Radicale. I radicali, Partito Radicale buono, accettabile, è dimostrabile, è presentabile, e Partito Radicale non presentabile. E allora il Partito Radicale non presentabile che cos'è? È il partito di certi diritti, il partito dell'emancipazione degli e di tutti gli omosessuali, il partito della legalizzazione della droga, di quelle battaglie che sono caratteristicamente radicali e che magari per la loro storicità e per il tempo che va avanti, come la lotta per l'obiezione di coscienza, hanno un termine. Realizzata l'obiezione di coscienza, si prende atto e la lotta non c'è più, perché ha finito la motivazione di essere. Ma prendiamo i diritti del singolo omosessuale. Fino a quando il singolo omosessuale non è cittadino paritetico degli altri cittadini, è cittadino di seconda categoria. E allora, secondo l'ottica di questo consigliere, che abbiamo avuto anche la pazienza di ascoltare in questo comitato, è un non vedente, è un non essente, è un nulla sul quale si può fare da zerbino con gli scarponi putridi. Agli omosessuali singoli lasciare che costoro imputridiscano la prassi radicale, ma a costoro e accanto agli omosessuali potrei mettere i malati di SLA, i malati che chiedono per lenire il dolore la terapia della cannabis sativa, e potrei dire anche del divorzio breve, e mi fermo qui. Ma non si può annacquare la fonte radicale con questi veleni. Siamo già in pochi, e se poi annacquiamo le tematiche radicali, allora forse ci sarà qualcosa di peggio da fare. Io sarò sempre presente. E qui una cosa che non mai ammetto è porre l'abonino come faccia presentabile del Partito Radicale e Pannella invece la faccia non presentabile. Questa dicotomia, questo pensiero aleggia come una nube temporalesca in casa radicale, e io auspico che questa dicotomia venga meno, perché o si è radicali o non si è. Venite tutti al congresso di radicali italiani, perché è lì che annualmente si costituisce e si mette a punto la politica radicale per i successivi 12 mesi. Grazie.